pubblici. La collezione primavera-estate di Aldo Coppola del 2020 ha questo titolo perché ci deve essere un filo conduttore in tutto ciò che noi facciamo e eseguiamo. Quindi il taglio, il colore, lo styling devono avere questo fil rouge, questa linea continuativa per avere poi un'immagine unica per la donna. Le tendenze quali sono? Una è quella dei bob che si accorciano e arrivano ad accarezzare il mento. Il carré, che è il taglio classico per eccellenza, diventa contemporaneo, ha dentro degli scostamenti, ha delle rotture all'interno e questo permette alla donna di avere una silhouette più allungata, più fresca, il taglio netto. Ci sono degli echi anni 70, abbiamo trovato l'essenza di quella forma e l'abbiamo resa contemporanea per la donna nel 2020. Ma penso che giorno per giorno sia importante trovare linguaggi nuovi e interpretazioni nuove per il taglio dei capelli, per la colorazione, per l'acconciatura, perché la donna sempre di più esce alla mattina, porta i bambini a scuola, c'è chi ha le riunioni, chi va in ufficio, chi ha la serata, chi ha l'appuntamento di lavoro, chi ha l'appuntamento col fidanzato, chi ha il primo appuntamento, e quindi è sempre importante rendere la donna anche in questo caso libera dal parrucchiere. Il piccolo segreto potrebbe essere quello che quando si lavano i capelli a casa non si può mai partire asciugando i capelli in modo molto forte e molto violento, perché in quel modo si elettrizzano i capelli, si gonfiano, si increspano, e quindi bisogna sempre partire in modo molto molto leggero, come quasi se fossero asciugati dal vento, con un vento lieve. Poi piano piano si può aumentare la potenza e il calore. Il focus della donna Aldo Coppola è sempre quella di un'estrema eleganza, cioè noi partiamo sempre da questo aggettivo che può essere reinterpretato in mille modi, però l'eleganza può essere poi abbinata alla donna eclettica, può essere abbinata alla donna sofisticata, ma il nostro focus è quello e pensiamo che questo sia quello che oggigiorno, soprattutto in un mondo che è fatto di tutti noi guardiamo i social, guardiamo tutti i media, quindi ci bombardano tutti i giorni di immagini, di cliché, di quelle che sono le tendenze, ma sempre di più noi siamo convinti che il vero lusso oggigiorno della donna è quella di avere una propria identità. Alla fine di questo viaggio multimediale che oggi abbiamo fatto insieme a voi, Live On, Fil Rouge, e voglio ringraziarvi di essere stati con noi in un momento così inusuale e sono sicuro che queste nuove tecniche e tendenze ci permetteranno di ripartire con entusiasmo ed energia, dimostrando ai nostri clienti la nostra voglia di non fermarci, di migliorarci e di trovare ogni giorno linguaggi nuovi per esprimere la nostra creatività. Vi aspetto e vi aspettiamo a settembre. Ciao a tutti, grazie.